you. Now I'm left looking at you. I tried too hard for this lady. I'm just not what she likes. I tried too hard to impress you. Now I'm left looking at you. I tried too hard for this lady. I'm just not what she likes. I'm thinking that girl, what you need to fall for me? You got me lovesick like this is a real disease. I know this takes time, but I don't wanna wait. If time heals all, why's longer a stronger pain? I had to love myself before I could love you. Had my heart open for a girl I felt close to. Nowadays nights feel more alone, cause I ain't thinking them, and you ain't coming. I'm hard to read, but I'm in a new stage. New chapter, but on the same page. I have a confession that you're my obsession. Through me, the blood is rushing, and I am trusting you'll come save me. My knees are feeling weak, your body's close to me. I want you to come rescue me. Allora, ho appena finito di allenarmi e adesso colgo l'occasione di preparare il pranzo insieme a voi e pensavo di fare del riso abbinato a questa qui, chissà se si vede, è soia al vapore e la trovo, io vado soprattutto all'Ipercop, quindi la trovo lì, ma si trova un pochino ovunque, e è comoda perché per 100 grammi ha 11 grammi di proteine, quindi la uso come fonte proteica abbinandoci magari un po' di parmigiano per aumentare le proteine, aumentano anche un po' i grassi, ma vabbè. Per 100 grammi ha inoltre 5 grammi di grassi e 8 grammi di carboidrati, quindi comunque è molto comodo per fare un pranzo senza proteine animali, insomma, per variare un pochino. E infatti mi ci trovo molto bene. L'unica cosa è che riempie abbastanza, perché 100 grammi di questa comunque sono tantini, anzi questi in realtà sgocciolati sono 140 grammi, quindi sono anche più proteine, insomma arriviamo anche a 15-17 grammi di proteine, e quindi tendo a fare un pochino meno riso, non perché voglia, perché è troppo calorico, ma perché mi riempie tanto, perché comunque la soia contiene anche abbastanza fibre, quindi comunque soprattutto non riesco neanche ad abbinarci della verdura, quindi faccio 50 grammi di riso, magari mangerò un po' più di carboidrati a merenda o comunque a cena. Allora, e niente, mettiamo il riso in cottura, lo faccio direttamente in padella e lo faccio cuocere lì nell'acqua. Se non devo sporcare, insomma, altre cose, facciamo tutto direttamente lì. Questo qua, dato che è già aperto. Thank you.
Per merenda mangio una fetta di torta di mamma che ho fatto ieri, io l'ho aiutata, alle carote, già ce n'ho un po' in bocca. Se volete la ricetta ve la lascio, è molto basic, molto semplice. E sopra ci metto un po' di skyr, tanto per aggiungere un po' di proteine. Insalata e ciò.